Una bellissima donazione dal gruppo Alpini di Pont Canavese per tutti i cittadini. Ma sì, certo, nell'occasione del centenario della fondazione dell'ANA abbiamo pensato che piuttosto che fare una festa, qualcosa che potesse rimanere ed essere, speriamo inutile, ma che potesse far parte delle dotazioni di queste attrezzature che già il Comune ha. Il Comune ha accettato volentieri questa donazione, noi siamo contenti perché finalmente quando le armi tacciono c'è da pensare alla solidarietà del proprio territorio. Altri gruppi in Italia lo hanno fatto e noi ci siamo, non dico adeguati, ma io sono stato contento che il nostro direttivo abbia pensato a un'attrezzatura del genere e oltre a questo ci siamo anche impegnati come gruppo, ma anche altre associazioni l'hanno fatto, a partecipare ai corsi di formazione, cosa che consiglio a tutti perché non è una cosa così complicata, ci vuole un po' di coraggio, ma che in quei momenti si trovano. Aumenta così il parco di defibrillatori in dotazione del Comune di Pont. Sì, esatto, grazie appunto al gruppo Alpini di Pont andiamo ad aumentare quello che sono i defibrillatori presenti sul territorio, diventando quasi un paese cardioprotetto, così si dice, cercando di non doverli mai utilizzare ma avendoli a disposizione della popolazione e l'incentivo sempre più di abituare le persone a fare i corsi di formazione che non sono lunghi né impegnativi ma che veramente in alcuni casi possono salvare la vita. Tutti i giorni si sente purtroppo parlare di situazioni in cui un defibrillatore, un aiuto o saper fare il massaggio cardiaco aiutano e salvano veramente le vite. Noi, sperando di non doverlo mai utilizzare, ma sappiamo che abbiamo, diciamo, degli angeli custodi, che in questo caso sono gli Alpini che hanno donato questo defibrillatore, ma cerchiamo anche di formare la popolazione affinché lo sappiano utilizzare. A nome dell'amministrazione comunale e della cittadinanza non posso che ringraziare gli Alpini, sempre presenti e oggi anche generosi per questo dono che hanno fatto per tutta la collettività. Un grande orgoglio per il gruppo Alpini. Sì, a Ivrea, siamo la sezione di Ivrea, di cui sono vicepresidente, e sono rimasti molto soddisfatti di questa iniziativa, tant'è vero che hanno voluto, diciamo, presenziare col sottoscritto come sezione, sperando che altre sezioni imitino, cioè che altri gruppi imitino questa iniziativa, perché ecco, dice, un conto è far festa che poi dopo resta lì, un conto è lasciare un segno della presenza. Io poi ho una piccola polemica con certi preti che ce l'hanno con le armi che usano gli Alpini, benedici le nostre armi, dico, ecco, le nostre armi sono queste.